e bellezze! Allora, quest'oggi video sui prodotti più utilizzati del mese di febbraio. Già febbraio ci ho detto addio e diamo benvenuto a marzo con le sue novità e con la sua aria, diciamo un po' così, di primavera, dato che tra poco dovrebbe giungere a noi la primavera. Anche se dalle mie parti c'è stato un bellissimo tempo per tutto, praticamente per quasi tutto l'inverno. Oggi giusto giusto ci sono nuvole a mai più finire, però va bene. Allora ragazze, quest'oggi vi voglio far vedere un pochettino che cosa ho più utilizzato in questo mese, alcune novità, altre un po' meno perché le conoscete, e ve ne voglio parlare meglio. Mi scuso se già farò sempre così, ma il ciuffo è diventato bello lungo, per cui quando mi vado avanti mi dà un pochettino fastidio e se me lo diciamo fermo con una forcina sembra un pochettino una babba, quindi scusatemi se farò di frequente così. Allora ragazze, partiamo dalla base. Come base voglio innanzitutto citarvi questo fondotinta di Avon della linea Ideal Flawless Invisible Coverage Foundation. La mia è nella colorazione Creamy Natural. Allora, è un fondotinta che a me ha lasciato molto 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 contenta. È un fondotinta cremoso, è un fondotinta fluido, però ha una consistenza abbastanza cremosetta, ne va comunque, si è applicato poco sul viso e sfumato bene. Ha una coprenza davvero molto buona, se avete delle imperfezioni davvero molto 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 gravi, molto rosse, comunque se prima vi consiglio di applicare i correttori verde o del colore apposito per andare a neutralizzarli. Dopodiché, anche se andate ad applicare questo, vi farà un bellissimo effetto sul viso, naturale, ha una buona coprenza. Ovviamente i rossori pazzeschi non li copre, per quello c'è il correttore verde sotto, però devo dire che per il prezzo che ha è davvero un fondotinta davvero molto 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 buono. Un prodotto invece che mi lascia sempre molto perplessa è questa cipria di Kiko della linea Matte Fusion Pressed Powder. La mia è nella colorazione 04, che vi faccio subito vedere, che tra tutte le ciprie in gamma la numero 04 è la più chiara con sottotono caldo, quindi con sottotono beige giallino. Questa è una cipria comunque sia leggermente colorata, come potete vedere, è abbastanza setosa toccandola. Però sinceramente non noto che faccia durare tantissimo di più il fondotinta di per sé. Non noto nemmeno tutto questo grandissimo potere appunto opacizzante. Sinceramente è una cipria che mi sta lasciando abbastanza perplessa. Sì, è bello il packaging, è bello tutto, costa anche 9 euro, quindi non costa poco, però devo dire che non mi ha particolarmente colpita e ancora non mi sto appunto inoltrando più di tanto a parlarvene, perché per l'appunto non mi sta facendo impazzire, quindi ancora mi riservo un pochettino di parlarvene. Sicuramente una volta terminata vi saprò dire la mia a 360 gradi, ma già di per sé non è una cipria che mi sta facendo impazzire. Un correttore invece molto buono che mi piace tanto è il Catrice Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer. Questa è la versione, diciamo, liquida del pot, appunto, del correttore, quello che si utilizza di solito per i brufoli, un correttore un po' più secco. Mi piace davvero tanto. L'unica pecca di questo, una delle pecche di questo appunto correttore, è che ne esistono solo due varianti colore, la 01 e la 02, che sono, ragazze, chiarissime. Davvero molto 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 chiare. Infatti è un correttore, diciamo, che va anche più a coprirsi, ma anche ad illuminare la zona. Mi piace tanto, infatti appunto vedete che lo sto utilizzando spesso e volentieri. Mentre sto utilizzando questi due correttori di Avon della linea sempre Ideal Flawless Cream Concealer nella colorazione Fair e nella colorazione Dark. Allora, ve le faccio vedere, li apro. Sempre si apre, ok. Queste sono le colorazioni. Allora, questi correttori io li utilizzo per andare ad effettuare uno sculpting del viso in crema. Quindi una volta che io ho messo il fondotinta, trucco gli occhi, poi vado a ripassare un'altra volta la base.
qualche volta utilizzo questi correttori che comunque sia hanno una consistenza davvero molto molto leggera, quindi anche qualora voi aveste messo il fondotinta appunto e andate a indossare loro dopo, non vi vanno ad appesantire la base ed è una cosa che mi piace tantissimo, per cui io li promuovo e ve li consiglio. Hanno un prezzo comunque sia non altissimo perché in offerta li potete trovare a 4 euro e qualcosa e secondo me sono dei correttori validi. Specialmente anche per effettuare questo tipo di lavoro sul viso di ombra-luce, mi piacciono tanto. Poi ragazze, per quanto riguarda le sopracciglia, voglio citarvi questa, è la Precision Eyebrow Pencil nella colorazione 02 di Kiko. Questa l'ho presa in offerta col 30% di sconto a 4 euro. Ha una mina comunque sia molto piccolina, è una matita che è già di per sé molto piccola, quindi all'interno della confezione trovate il temperino apposito. Mi piace davvero tanto perché innanzitutto è molto 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 è molto scrivente, allo stesso tempo ha una mina né troppo dura né troppo morbida, quindi non vi va a strappare peletti, vi facilita molto comunque sia il disegnare le sopracciglia, anche perché appunto è una matita, vedete, molto sottile con la mina sottile. Mi piace davvero tanto e ha anche un'ottima durata, quindi sinceramente ve la consiglio, mi è piaciuta davvero tanto questa. Poi per gli occhi, stavolta vi voglio parlare di lui, del Cream Shadow di Nabla. Questo è un ombretto in crema, ne sono uscite davvero diverse colorazioni. Io ho voluto acquistare l'underpainting, che è la colorazione, diciamo, basica, questo color carne giallino, che è molto simile al Paint Pot Soft Ochre di MAC. Ne ho sentito parlare molto di lui come dupe appunto del Soft Ochre. Devo dire che mi allaccio ad alcune ragazze che hanno detto che questo ombretto abbia una consistenza abbastanza secchicella, quindi una volta steso ne prelevate poco, lo scaldate col dito e lo andate a sfumare bene subito, perché comunque se si secca subito e non riuscite bene a lavorarlo. A parte questo piccolo inconveniente, io al di sopra applico un po' di color panna così per andare ad asciugare l'ombretto, per non far evitare che qualora utilizzassi comunque sia degli ombretti un po' più scuri vadano un pochettino a macchia e non riesco a sfumarli bene. Devo dire che a parte questa cosa l'ombretto a me dura un bel po' di tempo, quindi io ve lo consiglio di provarlo, anche perché costa sulle 10 euro, ha questa pecca che comunque sia una consistenza abbastanza duretta, però come linea generale è un prodotto che mi sta piacendo. Per quanto riguarda gli occhi, invece, vi voglio parlare innanzitutto beh, di lei già la conoscete, è la Natural Matte di Too Faced, è una palette con dei toni assolutamente opachi e naturali che voi potete utilizzare qualora siate di fretta, non abbiate tempo per truccarvi, ha quei colori comunque sia chiave opachi, che secondo me si devono, tra virgolette, ovviamente ragazze, prendete tutto con le pinze, si devono avere, e sono delle colorazioni ottime sia per effettuare un trucco, un nude look, sia anche per effettuare uno smoky. Sono degli ombretti altamente pigmentati e altamente performanti. Costa perché costa sulle 36 euro e all'interno ci sono 9 ombretti, costa 36 euro, però ragazzi, la qualità comunque sia si vede e magari se ne volete prendere solo una con quei colori perché vi piacciono, comunque sia una spesa che vi ripaga in performance e qualità. Una palette che io ho amato è la Mi Vida Loca di Kat Von D. Questa purtroppo è un'edizione limitata, per cui voi non riuscite a reperirla più. È una palette che si presenta così, con questo cerchio cromatico di varie appunto colorazioni, e poi all'interno di questo cerchio si trovano le colorazioni più basiche, quelle anche per effettuare dei look molto più semplici e da tutti i giorni. È una palette che mi piace tantissimo, che ho utilizzato anche a scuola per truccare, anche al mio maestro è piaciuta, anche alle mie colleghe di trucco, anche perché è risaputo che gli ombretti di Kat Von D sono degli ombretti sempre altamente pigmentati, altamente performanti, e sinceramente mi piace davvero tanto, quindi non posso fare altro che consigliarvela. Un prodotto
Quindi, anche se non trovate questa, vi consiglio comunque sia anche bene o male le palette di Kat Von D perché hanno questa qualità di ombretti che secondo me vale la pena provare. Poi ragazze, dicevo, vi voglio parlare di un prodottino che a me ha oltremodo sorpreso. Io sinceramente appena l'ho preso non davo una lira, cioè ai tempi delle lire non davo una lira a questo prodotto, vi farò vedere. E appunto si tratta di questo mascara di Avon, il Luxe Volumizing Extravagance Mascara, che vi feci vedere nell'ultimo video delle novità Avon. Allora, lo scovolino si presenta così, è uno scovolino fatto con i peletti, quindi non è nell'assomero. E mi piace davvero tantissimo, ragazze, fa un effetto volumizzante alla massima potenza e come effetto molto simile al Better Than Sex di Too Faced. Ora qualcuno mi lincerà, ne sono sicura, però ragazze sulle mie ciglia dà davvero questo effetto, dà un effetto volume, un effetto drammatico, un effetto volumizzante, è davvero molto 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 bello questo mascara, non costa neanche tantissimo perché costa sulle 7-8 euro, ora non mi ricordo, anzi ora vi faccio vedere un pochettino gli scovolini. Così voi riuscite ovviamente a vedere. Allora, gli scovolini sono fatti entrambi, quindi con i peletti. Non è uguale per niente la forma dello scovolino, però hanno una consistenza come mascara che io reputo simile. Infatti, magari per chi avesse il Better Than Sex e volesse magari provare un'alternativa un po' più low cost rispetto a questo, secondo me può provarlo. Io mi ci sto trovando bene, ha una buona durata, non va a seccare eccessivamente le ciglia. Una cosa molto importante è che durante lo struccaggio non si muove a pezzi o comunque sia non fa grandissime porcherie, anzi, secondo me è un mascara davvero ottimo, ragazzi, ve lo consiglio. Passiamo al viso. Allora, come viso voglio consigliarvi lei. Questa è una vecchia edizione limitata di Kiko, me ne rendo conto, però per chi ce l'avesse, ragazze, ripescatela. È della linea quella con tipo i mazzi di carte, che è andata davvero molto 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 bene, della numero 01 dei 7 Sand and Rose Coral. Il packaging è bellissimo e i blush sono questi. Questo è un color, diciamo, un color biscotto opaco, molto pigmentato, setoso, ha una buona durata. E questo è un color appunto pesca corallo, leggermente glitterato, ma più che glitterato, leggermente ecco, satinato. Sono entrambi dei prodotti molto validi. Se ce l'avete, ve la consiglio, io l'ho utilizzata tanto. Per quanto riguarda gli occhi, volevo appunto farvi vedere l'ultima cosa, questa matita di Kiko della linea Romantic Rebel ed è la matita numero 01 della linea Color Definition Eyeliner and Casual, questa qui, ed è ottima per applicarla all'interno della rima inferiore dell'occhio. Non hanno la durata tipo dalla mattina alla sera, però le sue belle orette, la sua mezza mattinata me la fa passare molto bene. Quindi ragazzi, dicevo, matite per labbra, non solo matite, ma prodotti per labbra. E vi faccio vedere un pochettino le mie combo che sono state davvero un must have. Allora, innanzitutto vi faccio vedere la combo di questi due prodotti. Questo già lo conoscete perché ve l'ho fatto vedere nell'ultimo video haul appunto di febbraio e si tratta del rossetto Wet n Wild Cherry Picking. E sto parlando anche della matita labbra della Rebel Romantic, la colorazione numero 06. Allora vi faccio qua uno swatch così voi potete capire. Ragazze, queste matite per labbra io non ho preso i rossetti perché già sapevo che le matite per labbra erano nettamente superiori. Però queste matite appunto labbra di Kiko, di questa linea, sono state davvero una bomba, qualcosa di pazzesco, perché anche applicate da sole, ragazze, vi durano una giornata, sono pazzesche, hanno un bel colore pieno, un bel colore vivo, si stendono molto bene sulle labbra, non trovate difficoltà. E io facevo questa combo, ossia delineavo il contorno labbra con questa matita e poi all'interno andavo ad applicare questo rossetto che dava un effetto un po'
non duochrome, ok, bicolore, ecco, alle labbra, molto bello, mi piace davvero tanto, e specialmente anche per il periodo, per la bella stagione che sta arrivando, secondo me va alla grande. Poi ragazze, altri prodotti labbra, vi parlo di questi due rossetti di Avon, che sono diventati uno dei miei rossetti preferiti. Sto parlando della linea matte di Avon e nello specifico vi voglio parlare della colorazione Berry Blast, che è la colorazione di cui mi sono innamorata perdutamente, è proprio nelle mie corde. Io queste tipologie di colori li adoro. Questo color berry, appunto, vinaccia, molto bello. Non è proprio vinaccia, ragazzi, è un color vinaccia borgogna, è tra un connubio di queste due colorazioni. Molto bello, facile da stendere, hanno una texture anche molto sottile, hanno una buona durata, non durano quanto dei retromatte della MAC, però per un rossettino che costa 6 euro, 5 euro in offerta, secondo me è da avere. Sono delle colorazioni bellissime. E poi l'altra colorazione è la Marvelous Mocha o Mocha ed è il color nude, eccolo, questo qui, ragazze, è bellissimo, dà un effetto alle labbra tipo alla Kylie Jenner, davvero bello. La combo che vi dicevo sono questi due prodotti e anche un altro che mi sono piaciuti tanto. Allora, innanzitutto la combo che a me è piaciuta tantissimo è questa e questa, entrambe allo stesso modo. La matita labbra numero 05 Lovely Frappuccino delle nuove matite Long Lasting Lip Liner di Essence, appunto, le potete reperire a 1,89 euro, 1,99 euro, non mi ricordo. Quindi vado a delineare il labbro con questa matita e poi vado a fare tipo dei piccoli tocchi così, proprio per dare effetto volumizzante alle labbra, dopodiché applico quel rossetto. Oppure vado ad utilizzare la matita per labbra Simply Spice, che è sempre questa colorazione marroncina. Questa è la Lovely Frappuccino, questa è la Simply Spice, che in accoppiata con la Marvelous Mocha col rossetto di Avon sono davvero pazzesche. Hanno una durata meravigliosa, un effetto appunto meraviglioso e una performance altrettanto meravigliosa. Oggi costo meraviglioso, andiamo alla grande. Sono dei prodotti, ragazzi, che vi consiglio ardentemente, sia la matita per labbra di Avon, sia la matita di Essence, sia questi rossetti, sono una bomba, ragazze, davvero. Fateci un pensierino a questi rossetti di Avon e alle matite labbra. Un altro prodotto per labbra che non posso fare a meno di citare è questo rossetto di MAC. Si tratta del Retro Matte Liquid Lipstick di, appunto, MAC. Liquid Lip Color, scusate, di MAC. Nella colorazione O'Lady, che è praticamente l'unica che io ho acquistato. Ed è, ragazze, qualcosa di bellissimo. E somiglia come colore al Fofal Flatout Fabulous, però è più scura, ecco, come colorazione. Faccio vedere, vedete, ha una pigmentazione altissima, si stende davvero molto bene, lascia un effetto opaco, velluto sulle labbra, pazzesco, ed ha una tenuta, una durata, una performance altrettanto pazzesca. Ve lo consiglio. Purtroppo, ragazze, costa un prelievo, cioè, non lo so, una vendita di un rene, non so come altro dirlo, perché costa 25 euro, costa un botto di soldi. Infatti ne ho presa una, anzi me ne piace anche un'altra, però per il momento ci accontentiamo, però assolutamente ottima, ottima, ottima. Poi ragazze, voglio farvi vedere due prodotti, due pennelli che io sto adorando, e si tratta di questi pennelli qua che io acquistai da AliExpress. Si tratta del Sigma Small Contour F05, questo qui, che è molto simile al pennello da contouring che io ho di MAC, di cui non mi ricordo il nome, forse il 109, una cosa del genere. E poi il Sigma Blending F
25, che è il, diciamo, un po' il sosia sempre del 217 di MAC. Sono dei pennelli ottimi, mi piacciono tantissimo, hanno le setole super morbide, non solo al tatto, ma anche una volta che voi andate a lavorare con appunto le polveri, con i prodotti, sfumano davvero molto bene, non si sfanno, non si rovinano. Intanto che ci sono, ovviamente vi cito anche il Tapered Highlighter F35, che si è un po' sfatto perché poverino l'ho tenuto in un tugurio, però va bene. Quindi questi ragazzi sono dei pennelli pazzeschi. Se li trovate su AliExpress vi consiglio di acquistarli. Questi neri mi hanno perso un po' di colore, però niente di che, ecco. Poi ragazzi, anche se sulle unghie attualmente non indosso nulla, voglio consigliarvi questi due smaltini di Avon della linea Nowhere Pro Più, e si tratta di Acqua Verve e Amped Up Pink. Ragazzi, madonna mia, questi nomi mi mettono in difficoltà. Allora, l'Amped Up Pink si tratta di questo bellissimo color rosa pastello, molto bello, molto coprente alla prima passata, però vi consiglio sempre di farne due perché ne aumenta sia ovviamente la coprenza che appunto la durata. E questo è Acqua Verve, che è questo bellissimo color acquamarina, color Tiffany, davvero molto bello sulle unghie. Anche di questo ve ne consiglio due passate ed hanno una buona durata, specialmente queste ragazze. Mi ha molto colpito la durata di questo smalto e ve lo consiglio. Un profumo, cioè ragazze, vedete, si è seccata la tinta, oh, la tinta bellissima. È un profumo che voglio consigliarvi, che tra l'altro ho dimenticato di farvi vedere nelle novità, però non nelle ultime, in quella ancora passata. Si tratta del profumo, il Secret Fantasy Wonderland di Avon. Ragazze, è un profumo davvero fantastico, mi piace tantissimo. Il packaging si presenta così, somiglia a un piccolo pomo, però di questo bellissimo verde, di questo bellissimo azzurro cielo Tiffany, molto bello. E qui aveva praticamente il ciondolino, tipo una specie di punto luce, che però ahimè ho rotto, la solita. La confezione quindi si presenta così. All'interno c'è scritto: una fuga nel paese delle meraviglie, appunto Wonderland, grande, e c'è questa fusione di succosi frutti rossi, vivace note fiorite, morbido muschio. Davvero ottimo, mi piace davvero tanto. Poi ragazzi, il packaging è bellissimo, ci hanno fatto questo packaging che sembra tipo una galassia, è meraviglioso, davvero bellissimo. Ragazze, dimenticavo, come al mio solito, di farvi vedere comunque sia lei la palette di Mulac, la palette da contouring, che è pazzesca, mi piace tantissimo. Io utilizzo più che altro questi tre colori, ecco, vedete, 1, 2 e 3. Molto questo, è uno dei miei illuminanti preferiti del momento, è questo qui, l'illuminante sul giallino, appunto di Mulac, che non mi ricordo mai il nome. Aspettate, che se ce la faccio a pigliarlo ve lo dico. Si tratta di Eros, come Eros Ramazzotti, che è venuto ad Acireale a fare i due concerti. Ed è, ragazzi, qualcosa di pazzesco, meraviglioso, fantasmagorico, bellissimo. Ragazze, nulla, questo è tutto per quanto riguarda i prodotti più utilizzati del mese di febbraio. Fatemi sapere, ragazze, i vostri prodotti più utilizzati del mese di febbraio, quali sono, se abbiamo dei prodotti in comune, se avete qualche domanda relativa ai prodotti che vi ho fatto per l'appunto vedere, scrivetemi ovviamente qua giù un commentino. Giù nel box di informazioni trovate tutti i link relativi Instagram e Facebook, specialmente Instagram che ci sono di più, ragazze, mentre su Facebook io ovviamente anche posto i link più che altro dei video che appunto escono. Nulla ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Non dimenticatevi, ragazze, di lasciarmi un bel like, di lasciarmi un like, di lasciarmi un commentino, perché a me, ragazze, fa davvero tantissimo piacere, e ovviamente mi fa davvero tantissimo piacere la vostra iscrizione, quindi vi aspetto. Io vi mando davvero tantissimi bacioni e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao.